di buon mattino dopo una lunga notte passata nel viaggio con neve e acqua. Beh no, viaggio sotto zero. No, viaggio stasera. Insomma, in qualche maniera sono ancora qui. La tempesta sta arrivando. Siamo peggio della peste. Come l'avete vissuta la notte, signora? Come l'ha vissuta? Bene, il caldo stanotte, mi sono svegliata alle 5:30 sotto la pioggia, ma non ricordo. Ma abbiamo ecco, c'è stato anche dei momenti un po' particolari, nel senso così di stare insieme? Sì, prima di dormire abbiamo visto un filmato veramente efficace sulla nostra storia di presidianti in questi giorni. L'autore lo conosciamo tutti, no? È qui presente. La ringrazio, troppo gentile. Ecco, due presidianti veramente toste, sono sempre presenti. Gustate, ormai. Scusi, sesto giorno di blocco qui a Dalmuin. Lei da quante ore è qui? Io ho fatto la notte. E com'è andata? È stata molto tranquilla la notte, c'è stata un'intervista verso le 2:30, sono passati quelli di Triveneto, ho intervistato un po' di persone e poi se ne sono andati. Comunque mi sembra la notte sia andata bene, poi questa mattina c'erano sicuramente 30-40 persone che giravano qua. Positiva insomma la battaglia per lei? Sì, molto positiva, siamo tutti soddisfatti mi sembra. La ringrazio. Grazie a lei. Vediamo la fase avanti. Studenti, operai, massaie. C'è di tutto stamattina qua. Appello. All'appello hanno risposto in centinaia di migliaia di persone. Ecco qui abbiamo Franca. Da anni, decenni, migliaia di anni in attività contro i soprusi. Ci dica qualcosa, ha fatto la notte o no? Sì, ho fatto la notte. Com'è andata? Come tutte le notti, una notte tranquilla, un po' di via vai, qualche macchina, un po' di gente che giocava a dadi, ma tutto tranquillo. Lei è stata una dei promotrici del boicottaggio contro i vini Isonin. È stato un successo senza dubbio, mi sembra, no? Sì, tutti devono boicottare i vini. Chi vuole può chiedere questo tesserino. Sempre a lei, no? Questo bigliettino da visita è la lista della non spesa. Questi sono i vini da non comprare. Ho capito. È lei che distribuisce questi ora? No, ogni tanto mi capita di averne qualcuno in tasca. Quante copie ne ha fatti? No, io non sono io che ho fatto queste copie, è una cosa così molto bene. Che viene fuori dal nulla. Ecco, cosa dici di questa bella campagna attorno che potrebbe diventare un bel parco? È già campagna e così dovrà restare, semplicemente. Si spera? Resterà così, non faranno questa base, non la faranno mai. La ringrazio della sua partecipazione. Ciao Delfino. Ecco ancora Franca che distribuisce i Santini. Sì, ma noi amiamo Zonin. Ma gente recepisce, sì, ma Zonin, quanta gente per caso sa in termini che caduta che ha avuto Zonin con questi biglietti? Zonin è molto preoccupato, infatti continua ha incrementato la sua pubblicità sia per la banca sia per i vini. E questo è un segnale di debolezza, chiaramente, che lui teme di perdere clientela. Lei signora, ieri mattina era lì, mi pare, con giornali in mano e che faceva propaganda. E corrisponde? No. Dica qualcosa ora. Ieri pomeriggio io sono stata da mezzogiorno fino alle 7 in strada, per strada. Sì. E come va la situazione, come la vede? Oggi poca partecipazione. Lei da quant'è che segue queste battaglie? Dall'inizio. Per cui una donna in battaglia si può dire, no? Sì, molto impegnata. Mi fa piacere. La ringrazio. I manifestanti, da dove provengono i due manifestanti? Da Vicenza. Da Vicenza. Anzi, è vero, io vivo a Padova, però sono originario di Vicenza. E come mai siete qui questa mattina, Eola? È già due giorni che siete qua oppure? 3 giorni che sono qua. So perché abbiamo visto dormire con zainetti anche e tutto quanto. Sì. Cosa ne pensate di questo momento? Cosa che pensiamo? Che ormai dopo più di 48 ore
di veglia, un po' sonno. Sì, comunque è un momento anche particolare della vita che aiuta a crescere, no? No, sì, vale la pena perdere l'ora di sonno. E lei cosa dice? Sono d'accordo che la base non si farà e che questa è la dimostrazione che la bloccheremo. Ringrazio. Niente, grazie a lei. Dobbiamo stare molto attenti anche a riprenderli, perché dopo non si sa mai. Lei che ha una classica faccia del sovversivo. Ancora? Sempre video. Ma guarda, come è andata il rapporto linea? Lei la linea? Linea quanta? La rissa l'ha fatta. La linea, com'è la storia? La c'è umida. Umida adesso? Dura, eh? Dura a morire. Siamo alla qualcosa della situazione. Ma c'è un motivo, non sa cosa dire? No, anche sono contro il Dalmolin, sono contro la costruzione, perché non mi sembra giusto costruire altre basi militari, perché sono contro queste cose. La ringrazio. Abbiamo qui una giovane, lei da tempo la vedo sempre in battaglia. Ha un lavoro o è disoccupata che partecipa spesso e vuoi dire? Un lavoro. Precario. Sì, ancora per poco e poi cambio lavoro. Anche? Sì. Cosa fa la badante, donna di pulizia, cosa fa? No, lavoro in mezzo ai fiori. Lavoro in un vivaio. Fa il petalo. E perché? Farò confezioni di Natale diviso. Ma porterà un po' di fiori anche qui al parco nuovo, il parco. Ah sì, dai. Lo chiameremo Parco Che Guevara, cosa ne pensa di questo nome? Bello. Sì, chiamiamo Parco Che Guevara. La ringrazio.